Abbiamo perso le chiavi, ma no, non ti parlo delle chiavi di casa. Sì, a volte sei smemorato e non ti ricordi dove le appoggiate. Prima di uscire di casa impazzisci per trovare le chiavi di casa, della macchina, ma in realtà sto parlando delle chiavi per la nostra salute. Quindi, come possiamo noi avere una salute di ferro, così si dice. O comunque sia, possiamo permetterci di avere una vita più longeva. Ci sono degli studi, gli studi parlano chiaro. Inizialmente si pensava alla genetica, e allora se mio padre era morto di infarto, mio nonno era morto di infarto, anche io sarò costretto a morire di infarto. Ma poi abbiamo visto che la genetica, quindi se siamo predisposti geneticamente ad alcune malattie, noi possiamo attraverso l'epigenetica andare ad accendere o spegnere quei geni ai quali siamo predisposti. E quindi il mondo scientifico è cambiato e si è fatta sempre più attenzione a quello che definiamo lo stile di vita. E all'interno dello stile di vita rientrano tutta una serie importante di cose che noi possiamo fare. Che noi possiamo decidere di fare o non fare con la nostra volontà, col nostro cervello. E allora sicuramente il primo passo per ritrovare le chiavi della salute è avere una mappa, è capire un pochino di cosa dobbiamo parlare, a cosa dobbiamo fare particolare attenzione. Ad esempio, se pensiamo all'alimentazione, noi sappiamo che non è sufficiente ingurgitare cibo per produrre energia. Dobbiamo fare attenzione anche a cosa decidiamo di introdurre all'interno della nostra alimentazione, del nostro mondo, del nostro organismo. Vi faccio un esempio. Lo zucchero e tutti gli alimenti raffinati hanno la caratteristica di innalzare troppo velocemente la glicemia. Innalzando la glicemia si innalza l'insulina e avere un valore di insulina borderline o comunque nel tempo cronicamente alto ci predispone a problematiche sì, di sovrappeso sicuramente, quindi il grasso viscerale, la cellulite, tutto quello che vogliamo, ma anche a problematiche tumorali. E sempre più persone sono in sovrappeso, sono obese, soffrono di problematiche metaboliche e dall'altra parte si ammalano i tumori. Quindi lo zucchero fa male? No, il cervello fa zucchero. Il problema è andare a creare dei pasti che sono sbilanciati con questa glicemia che fa su e giù come una pazza all'interno del nostro organismo. Quindi la via deve essere un po' dell'equilibrio anche lì. Un eccesso di grassi saturi, per intenderci, troppa carne, troppi grassi saturi ci predispongono a dislipidemie, ad esempio, colesterolo alto, trigliceridi, che sono più collegati al mix tra grassi saturi e zuccheri, va bene, però l'omocisteina alta. Tutte condizioni che ti portano verso ictus e infarti. Quindi zuccheri da una parte, circonferenza vita che aumenta, grasso viscerale, infiammazione. Grassi saturi dall'altra, in eccesso, ti creano colesterolo alto, problematiche di omocisteina e tutto poi collegato nella sindrome metabolica a problematiche di ictus e infarti. Per poi non parlare della carenza invece di vitamine e minerali. Mangiamo troppa poca frutta, troppa poca verdura e quando mangiamo così poca frutta e verdura non ci esponiamo a una giusta quota di fibre che mi porta verso un quadro di salute a livello dell'intestino e a una giusta quota di vitamine e minerali, con conseguenze dannose, terribili per il nostro metabolismo che inizia a non funzionare più. E poi pensiamo anche allo sport. La vita sedentaria ci predispone a delle malattie, quindi non è salutare, ma dall'altra parte l'eccesso dello sport mi porta a infortuni. Quindi, sedentarietà fa male, allora decido, ok, mi metto le scarpe e inizio a dare il massimo, anche quello fa male, lì bisogna avere un equilibrio, per non parlare di esercizi di respirazione e meditazione. Se non li fai, ti predisponi a un aumento di stress, la vita è stressante. Ormoni dello stress come il cortisolo che ti portano a rallentare la tiroide e insomma lì vai verso delle problematiche di uno stress fuori controllo perché la nostra vita effettivamente ci gioca a brutti scherzi. Per
Ma anche meditare va bene, ma l'eccesso della meditazione poi non è compatibile oggi con la nostra vita per le più delle persone. Insomma, dobbiamo fare attenzione. E allora la via non è mai l'eccesso, né in un senso né in un altro, ma è una via che dobbiamo ricercare dell'equilibrio. Questo è importante. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E a proposito, in libreria trovi i miei libri, Restart Metabolico, Rivoluzione Metabolica, L'Agenda della Salute Metabolica, che ti aiutano con dei percorsi pratici e teorici a capire proprio questo tipo di via. Ciao a tutti!